Siamo qui per chiedere a gran voce con i PIP, con i lavoratori PIP, tengo a sottolineare il termine lavoratori, un incontro al Presidente della Regione unitamente agli assessori competenti che devono portare avanti l'istanza e la stabilizzazione di queste persone al tavolo tecnico nazionale e riprendere anche il tavolo tecnico regionale che si era interrotto ma che è necessario prosegua per essere pronti laddove si dovesse finire e arrivare a una determinazione al tavolo tecnico romano e già portarci avanti su quello regionale. E noi non molleremo, abbiamo fatto 3 giorni di mobilitazione, abbiamo sit-in di 3 giorni, ma se questo non basta, se non saremo ricevuti e ascoltati, proseguiremo ad oltranza. Se ci sarà andare a Roma, siamo pure pronti ad andare a Roma. Queste persone dopo 21 anni hanno il diritto alla stabilizzazione, fanno lavori utili per la collettività. È allucinante pensare che non hanno un euro di contributi previdenziali dati a loro favore. Significa che non hanno diritto alla pensione, con 21 anni di servizio svolgono l'attività fianco a fianco ai lavoratori dei dipartimenti regionali, negli ospedali, nelle scuole, nei tribunali. È una cosa veramente vergognosa e quindi il Presidente della Regione deve farsi parte attiva. Intanto ad incontrarci, ha il dovere di incontrare questo pezzo di popolazione che sta chiedendo un incontro con lui, quindi noi restiamo in attesa di questo incontro e non molliamo assolutamente, fino a quando non l'avremo. Noi Pippi, che non siamo regionali, abbiamo fatto le cose che il regionale, senza offendendo i regionali comunque, noi non offendiamo nessuno, noi ci guardiamo la nostra categoria, significa che noi questi 2 anni di pandemia abbiamo lavorato tutti i giorni e non c'è stato un politico o un assessore che ci può dire che fate voi qua senza essere nominati come assunzione. Noi che facciamo? Noi siamo povere persone, padri di famiglia che vogliamo lavorare e cerchiamo una stabilizzazione per avere un sereno vecchiaia, come si può, perché ormai la maggior parte di noi che siamo qua abbiamo passato 50 anni, signore, scherziamo. Io ho 5 figlie, lascia perdere io, ma ognuno di noi abbiamo famiglia, non siamo più bambini che possiamo giocare con la vita, abbiamo una responsabilità da portarci addosso, perciò diteci voi quello che dobbiamo fare. Noi non siamo persone che possiamo, non sgridiamo nessuno, prima, non facciamo casino, perché non è cosa nostra fare casino, noi cerchiamo soltanto di avere la stabilizzazione, se è possibile, dopo 22 anni. Noi vi ringraziamo politici e grazie mille se ce la date, va bene?